Allora facciamo un grande applauso al sindaco, un applauso di incoraggiamento, è emozionatissimo. Buonasera a tutti, è veramente un onore aprire per questo 44esimo Palio delle Pupe. È stato un lavoro molto faticoso, ma siamo qui e questa sera ci divertiremo. Grazie, volevo iniziare questa serata con un minuto di raccoglimento per tutti i ragazzi che ci hanno lasciato, i giovani ragazzi di Cappelle sul Tavo, ma in particolare qualche mese fa ci ha lasciato un grande ragazzo, Pietro Rapini, quindi volevo fare un applauso per favore. Volevo invitare un ragazzo per ogni contrada. Scusate, ma è un momento... è doveroso, è un momento di rispetto che dobbiamo veramente accettare in maniera col cuore, perché tutti noi abbiamo un cuore, abbiamo un'anima e quindi questa cosa va fatta. Quindi dateci allora, questi 60 secondi di... Un minuto di raccoglimento, per favore, grazie. Un momento toccante ma doveroso. Allora, io per i ringraziamenti salirò più tardi. Penso che siamo qui veramente per la nostra manifestazione, che fa parte della nostra cultura e della nostra storia. Quindi direi di iniziare col Palio delle Pupe, con la prima pupa, e poi salirò insieme ai miei amministratori a ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato veramente per questo palio molto difficile. Sono stati mesi di lavoro difficili, ma siamo qui, via le danze! E allora facciamo un grande applauso al sindaco, che è capitano, diciamo così, usiamo dei termini calcistici, è capitano di una squadra favolosa, una squadra di persone fantastiche. Le vuoi chiamare qui sul palco? Ci sono due persone che ti stanno a fianco in tutto e per tutto per questa manifestazione, sono lì, chiamali tu, eccoli qua, guarda, ce l'abbiamo lì sotto, eccoli là, loro due, li vogliamo, tu li conosci bene. L'assessore e il presidente, per favore. Venite sul palco, facciamogli un grande e caloroso applauso. Poi saliranno anche gli altri, ma oggi hanno lavorato duro durante la sfilata, quindi volevo far dire due parole sia al presidente che all'assessore. Bene, allora, benvenuti a tutti a questa serata. Siamo alla 44esima edizione del Palio delle Pupe, che è stato definito... Da così è uscita la battuta, come è uscita qualche tempo fa un'altra battuta per un altro nome che ci ha portato fortuna, poi lo diciamo, no? Magari, e siamo nel cuore di Cappelle, quindi Cappelle nel cuore, no? E allora un applauso per Cappelle sul Tavo, per tutti voi. E io mi viene in mente una cosa, mi viene in mente l'assessore Cristian Di Rosario, perché dovete sapere che Cristian Di Rosario, che questi giorni si è veramente proprio si è diviso in 30, ha ballato nella sua vita la prima pupa proprio qui davanti a 100 metri, 150 metri. Bellissimo. E questa è una notizia che mi è stata data e io con molto piacere l'ho voluta ricordare, perché ci vuole l'applauso per lui, per l'assessore Cristian Di Rosario, su. È un ballerino, che ricordiamo, no? Bene, poi è partita questa iniziativa fortemente voluta dal sindaco, da Lorenzo,
che è qui a fianco, che tra l'altro è un sindaco giovane, forte, sempre in mezzo alla gente, ma da sempre, non soltanto, adesso quintuplicato il suo impegno, perché oltre al suo lavoro c'è anche i cittadini, ci sono i cittadini, c'è la gente, tutti i giorni è sempre al comune, non so come fa, però tentiamo questa idea di fare il palio 3.0, ecco, così chiamato da Cristiano. Okay. Allora facciamo un applauso al palio 3.0, insomma, se lo merita. Su questo applauso facciamoci sentire Capelle, perché questa è la 44esima edizione, sono 44 anni certo che va avanti questa manifestazione, sono 44 anni di grande impegno. Loro quest'anno sappiamo che ne avete dovuto mettere tanto di impegno, sì, perché... E davvero, davvero, poi c'è anche l'assessore Cristian Di Rosario, il vice sindaco Adriana Belisario, che davvero si è impegnata tantissimo, comunque tutti, bisogna ricordarli tutti. Se mi posso permettere, poi salirò e li inviterò tutti e li saluterò tutti, perché hanno lavorato veramente con tanto impegno. Grazie a tutta la mia squadra, veramente. Adesso ripasso la parola all'assessore Di Febbo e poi iniziamo con le danze, dai. Facciamo così, siccome l'assessore Di Febbo è molto timido, lo prendiamo proprio al centro, vieni qua, gli facciamo un grande applauso perché se lo merita, così giovane... È così impegnato politicamente, è una cosa fenomenale. Io ho avuto il piacere di conoscerli tutti quanti un po' di tempo fa, ma lui mi ha fatto una tenerezza unica, perché veramente ci mette tanto tanto impegno ed è giovanissimo. Quindi facciamogli un grande applauso, così riesce a parlare meglio. Vai! Grazie, grazie. In realtà sono veterano, perché sia come contradaiolo, tutti siamo contradaioli noi cappellesi, poi come presidente dell'associazione Pro Valtavo e ora come amministratore. È veramente un piacere vedervi così numerosi, ma soprattutto pensare che con così poco tempo siamo riusciti a spostarci in questa location. Guarda, veramente un applauso al sindaco, a tutti, perché non è stato semplice allestire questa location. C'era il grano un mese fa. Però vi vogliamo sentire di più, non sentiamo questo applauso forte? No, più forte! Oh, allora sì! Quindi veramente questa è la cappella che ci rappresenta. Quel cuore che abbiamo messo questa sera batte, perché ogni cappellese è qui, e quindi niente, buona serata a tutti e iniziamo la manifestazione. Veramente grazie di cuore. La cosa bella, sai qual è da vedere? È che non c'è solo Cappelle sul tavolo qui, ci sono tutti qua, cioè ci sono tante persone che sono anni e anni, perché prima stavo chiacchierando con qualcuno, mi ha detto che praticamente è quasi 30 anni che viene a questa manifestazione ogni anno, e quindi siete diventati proprio un'istituzione. Il palio delle pupe di Cappelle sul tavolo è un'istituzione di Ferragosto. Qualcuno di loro, come possiamo dire, non è un Ferragosto senza il palio delle pupe. Quindi la cosa bella è proprio questa, e teniamola viva, teniamola sempre attiva questa bellissima manifestazione. E loro giustamente hanno già detto, è una grande soddisfazione per loro, e quindi si meritano un grande applauso. Ringraziamo gli ospiti. Volete ringraziare gli ospiti? Allora facciamo così. Loro hanno detto, vogliono ringraziare tutti voi, cioè tutti voi che siete ospiti questa sera. Esatto, tutte le persone che sono fuori di Cappelle. Allora, tutte le persone che sono dal di fuori di Cappelle sul tavolo, ci fanno un applauso. Cappellesi fermi, solo quelli di fuori, vai con l'applauso. Questo è per farvi rendere conto di quante persone vengono da fuori. Quindi adesso l'applauso lo facciamo tutti. Questa è una cosa bellissima. Allora diamo il via, lo vogliamo fare. Chi è l'esperto della... Oltretutto è la manifestazione più longeva della provincia di Pescara, quindi... Quindi onore al merito. Allora, poi mi fermerò per i ringraziamenti. Intanto saluto il presidente della banca BCC Abruzzese, il sindaco di Lorito di Spoltore, tutte le persone che sono lì insieme a noi, ma poi con calma salirò e li nominerò uno a uno. Grazie ancora, buona festa. E allora qualche minuto e si dovrebbe partire con la prima pupa di questa sera, che è stata estratta, se non mi sbaglio. Sì, è stata estratta ed è a Pitali Cost. Attenzione, quindi anche i giurati devono iniziare a organizzarsi a Pitali Cost con il ballerino Cristian D'Andrea. I colori no, li sa l'assessore.
bianco azzurro. Bene. Poi avremo il Pescara, diciamo. Poi avremo un break. Esatto. Con una cantante che abbiamo invitato, poi avremo un altro break, poi ci sarà un balletto, quindi state qui, godetevi il palio. Quindi avete capito che la serata sarà piena. Bene. Allora, pertanto per dire, a Bitali Coast la contrada sarebbe quella che venendo da Pescara si incontra per prima, se non mi sbaglio, perché alla rotonda, oggi quando venivo, ho trovato viva la contrada a Bitali Coast. Sì, quindi iniziano proprio loro. Io non so, perché sai, il tempo a disposizione è tanto, ma è anche poco. Allora, da parte dell'amministrazione comunale un ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo, abbiamo il presidente qui con noi, poi alla Regione Abruzzo, alla provincia di Pescara, e abbiamo anche diversi ospiti, ma il sindaco poi ci penserà lui a ricordare chi è venuto a trovarci anche. No, perché ho visto il sindaco che stava prendendo l'organetto. Vuoi accompagnarla tu la grande musicista tura? Il sindaco tra l'altro è anche un grande musicista. Ah, sì. Che suoni? Fisarmonica. Ai 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 ai, quindi abbiamo un fisarmonicista, quindi lo potevi anche fare, perché non la... pensaci per l'anno prossimo, naturalmente l'anno prossimo una almeno della pompa la devi accompagnare tu. Non voglio rubare il lavoro a voi, dai. Oh no no, non ti preoccupare, lo rubi a loro, cioè io sono per parlare, figurati. No, sto scherzando. Abbiamo il presidente dell'associazione qui, che gli voglio fare i complimenti, a Cesare Ceci, un applauso, perché ha lavorato tantissimo in questi giorni, è stato al nostro fianco, poi però ti ringrazierò con il dovuto modo. Buon proseguimento. Bene, abbiamo anche le riprese del regista Carmine Pelusi, che viene da Mediaset, ha esperienza anche con, non solo con Mediaset, ma anche con Area Sanremo, quindi col Festival della Canzone Italiana. Io volevo ricordarlo, questo ultimamente è stato invitato dal direttore Rai Vincenzo Sorrentino per un'operazione cinematografica, quindi è con noi questa sera con le sue 5 telecamere. Grazie. Quindi allora fra qualche secondo partiremo, eccolo qua, le ultime disposizioni. La cosa bella che vi vogliamo dire è che prima di ballare le pupe, prima di esibirsi le pupe, sono state estratte, magari tutti i cappellesi lo sanno, ma quelli che vengono da fuori magari non la sanno questa cosa, che qualche secondo fa, qualche minuto fa, qui sopra spalco sono state estratte insomma è stato estratto l'ordine di esibizione, quindi l'ordine inizia con A Bitali Coast, giustamente. Sì, la prima è A Bitali Coast, e infatti è la prima pupa che si esibirà questa sera con il ballerino che si chiama Christian D'Andrea. Il colore della Bitali Coast è bianco-azzurro. Conosciutissimo, perché è il colore del Pescara, insomma. Quindi, allora, siamo quasi pronti. Quindi da giù, giustamente ci devono sentire anche da giù. Si devono preparare da giù. Naturalmente, guardando il palco, voi vi dovete girare a destra. C'è un altro palco, lì si esibiranno. Avete visto che è stata allestita una zona di sicurezza, giustamente perché per questioni di sicurezza c'è questa distanza, però naturalmente siccome c'è il palco tutti quanti abbiamo la possibilità di poter vedere questa bellissima pupa che si sta per esibire. E allora iniziamo a fare un grande applauso di incoraggiamento alla pupa che rompe il ghiaccio questa sera. Facciamoci sentire con questo applauso. Abbiamo provato anche l'audio, siamo quasi pronti. Benissimo, aspettiamo che si preparino, anche sì, che si prepara il ballerino. Bello quest'attimo di suspense, proprio tranquillamente. State ben tranquilli, questo è normale, e facciamo ancora un grande applauso a tutto lo staff della 44esima edizione del Palio delle Pupe di Cappelle sul Tavo. Facciamoci sentire con questo grande applauso per tutti i ragazzi che hanno lavorato, per tutti quanti. Vai sull'applauso! Aspetta,
Eccola, la vediamo che si sta avvicinando, la pupa al palco. Una curiosità, sono quattro persone che la stanno trasportando e poi ne sarà uno solo dentro a ballare, quindi è uno sforzo sovrumano e quindi veramente si merita un grande applauso il primo ballerino. Ci siamo quasi, siamo al via di questo 44esimo palio delle pupe di Cappelle sul Tavo. Ringraziamo ancora la diretta, siamo in diretta web. Ragazzi, ci sentite da lì sul palco? Perfetto, quando volete dateci l'ok. Allora, questi sono i tempi tecnici, tra virgolette, quindi state ben tranquilli, è solo per creare diciamo l'attimo, l'emozione giusta con questi attimi di sospanso, perché la pupa è una cosa fantastica. Poi qui è una tradizione, quindi è una cosa bellissima, perché ne sono veramente tante che se ne esibiscono. Questa sera inizia qui a Pidali Coast e quindi è la prima che apre le danze. È fantastica, è veramente enorme, è grandissima e noi dobbiamo fare il nostro ruolo, diciamo, dobbiamo incoraggiare la pupa con un grande applauso. Vedete, prima dell'esibizione c'è un'altra tradizione che è la foto di rito, perché giustamente dopo i fuochi d'artificio che ci sono sopra spariranno e quindi vogliono avere il ricordo giustamente di come l'hanno fatta prima e dopo, giustamente, quindi foto ricordo effettuata. Adesso il ballerino sta prendendo posizione e gli stanno dando una grande mano ad alzarla, tra poco la solleveranno. Ecco, ci siamo, prende posizione il ballerino e stiamo per partire. E allora, quando si spegneranno le luci, partirà il ballo. Attenzione che stiamo per partire. Signori, questa è la pupa della contrada a Pidali Coast. Thank you.
presidente. Nell'assoluta semplicità, però veramente complimenti, abbiamo fatto pure cose. La mamma si è impegnata tutto. Allora, piccolo problemino tecnico, lo stiamo risolvendo tutti quanti, e ci stanno anche i consiglieri che mi dicono: ma perché non racconti una barzelletta? Ma non si può fare, anche perché l'unica che conosco è quella di due pomodori che attraversano la strada, uno fa l'altro: oh, attento alla macchina, quale? Ecco, quindi vabbè, l'abbiamo detta. L'abbiamo fatta, l'abbiamo anche fatta in diretta web, quindi questa figuraccia andrà in giro negli annali delle cavolate che ho detto nella mia vita, quindi tranquillamente la potete anche postare sulla mia pagina, Ale, stai tranquillo. Grazie per questa figuraccia che mi hai fatto fare, ringraziamo Cesare Ceci per questa figuraccia, grazie. Adesso, no dai, siamo in diretta, che ce ne importa? Tanto perché ci vuole il calore, ci vuole anche un po' di simpatia, ma soprattutto ci vuole la vostra partecipazione. Se noi adesso vi richiediamo, facciamo quest'altra prova, se vi chiediamo un urlo al mio tre, riusciamo a farlo? Un, due, tre? Sappiamo che potete far di meglio, riproviamoci ancora una volta. Un, due, tre! Bravi, 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 bravi. Adesso al mio tre, grattatevi la testa. Un, due, tre! Qualcuno lo sta facendo. Cesare, che ti gratti a fare? I capelli non ce l'hai. Stai tranquillo. Va bene, questo è quello che vogliamo comunque, dai, a parte gli scherzi. Abbiamo quasi risolto tutti i problemi, c'era un piccolo problemino tecnico, è stato risolto. Come vedete, tra qualche istante i ragazzi, gli amici del ballerino alzeranno di nuovo la pupa e gli daranno la possibilità di entrare sotto per ballare questa bellissima pupa. Cogliamo l'occasione per ringraziare coloro che accompagneranno musicalmente tutte le pupe e sono all'accompagnamento, come sempre avete sentito nominare quattro volte stasera, ma possiamo anche dirlo cinque, Cesare Ceci, e all'organetto abbiamo... Stiamo pronti per la prima pupa! A Pita di Costo, facciamo un grande applauso! Sulle posizioni, eccole qua! Come ho detto prima, si sono spente le luci e si parte! We'll be right back.
Facciamo un grande applauso alla pupa della Contrada, a Pita di Coste. Bellissima, spettacolare. Rifacciamo ancora un grande applauso. Doppia difficoltà, perché oltre a essere già difficile la pupa, è stata la prima di questa serata. Quindi veramente un grande applauso alla pupa di Pita di Coste. Sulle mani!